sono Yoko Takada, abito in Italia da quasi 20 anni, ho 4 figlie. Italia per me ogni giorno grande scoperta, per voi magari una passeggiata, piccola città, non vedete una normalità, io vedere anche la casa, anche vedere Ponticello, qualsiasi cosa, per me ogni giorno grande scoperta, un paese meraviglioso. Quello che so fare è cultura giapponese, sin da piccola che ho dovuto imparare questa cultura, per esempio cerimonia di tè, cerimonia di kimono, cerimonia dei fiori, strumento koto, l'arpa orizzontale, anche calligrafia, tutto, qualsiasi cosa. Ci vuole tanta pazienza, perché noi quando facciamo cerimonia non devo mai parlare, però trovare serenità dentro di me e poi imparare tutta questa cultura è molto molto difficile, perché ogni passo significato, devo memorizzare ogni cosa. Infatti tanti giovani non sanno più, giovani giapponesi non sanno più queste cose qua, quindi quando mi sono trasferita 20 anni fa in Italia mi ha chiesto: ma mi fai vedere un po' di tua cultura? E poi spiegando tutto questo cuore della cultura giapponese, proprio mi sento condivisione e poi anche amicizia tra di noi e Italia, mi trovo veramente bene, che una spiegazione che magari una scoperta per voi e poi per me una scoperta per me, quello che mi chiede italiani, quindi mi sento molto felice di condividere, non è che insegnare, mi sento condividere insieme la cultura mia. Buongiorno, sono Makoto, sono artista giapponese che vivo in Italia. Cibo buono, ragazze belle, come clima abbastanza simile tra Italia e Giappone, quindi per noi giapponesi è facile stare qua, no? Io faccio scultura, anche installazione, e sempre sì, con le cose bianche, però 15 anni fa ho cominciato a insegnare origami, quindi qua a Kera io propongo questi origami.